Buonasera da Fabio Caressa. Avete programmi per stasera? Pensavate di andare a vedere quel film ungherese con sottotitoli in slovacco al cinema? O forse di passare la notte a guardare le stelle mano nella mano con la vostra dolce metà? E invece no. Questa sera le stelle che non potete perdere sono quelle in campo. Seguiteci per i prossimi avvincenti 90 minuti e qualcosa di più. Che spettacolo incredibile qui all'Estadio Dragão, uno degli stadi più importanti del Portogallo. Due club di prestigio uno di fronte all'altro, quando un amichevole diventa spettacolo. Speriamo che la partita non deluda le attese. È vero che si tratta soltanto di un amichevole, ma la qualità in campo è talmente alta che lo spettacolo non potrà davvero mancare. E poi c'è anche la competitività all'interno delle rose stesse. Questa è un'occasione d'oro. Chi di solito gioca di meno non può lasciarsela scappare. E dunque, calcio d'inizio. Zielinski. Mario Rui sul pallone. Prova l'incursione in avanti. Bella azione sulla corsia di sinistra. Va al cross. Bell'intervento difensivo. Si spinge in avanti. Numero. Effetto al cross. Spazza lì. Giroud. Grunic. Giroud. Prova il filtrante. Bella palla. Qui deve tirare. Conclusione sul fondo. Si è mosso bene, ma quando sembrava fatta ha sbagliato. Calabria. Riceve in ottima posizione. Giroud. Ha fatto tutto da solo. Grande azione, peccato per lui. Zielinski inventa nello spazio. Zielinski cerca il tocco filtrante. Suggerimento fuori misura questo. Politano riceve in posizione interessante. Ha tentato l'azione personale. Conoscendolo sono sicuro che cercherà un'occasione per rifarsi. Magari ci riproverà ancora. Chi è? Lungo passaggio in avanti. Vediamo se il lancio arriva a destinazione. E qui prende chiaramente l'avversario, dunque punizione. L'arbitro è stato chiaro, questo è l'ultimo avvertimento, o la smette o si becca il cartellino. Dovrà fare molta attenzione d'ora in avanti. La partita è ancora lunga e l'arbitro lo tiene d'occhio. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Mario Rui. Zielinski. Il Napoli finora non ha mai tirato in porta. Opta per il lancio lungo. Scatta verso il pallone. Chi è? Ha fatto buona guardia. Mario Rui sceglie tocco corto. Traversone verso il centro. Poteva essere un gran pallone, peccato che sono in centimetri.
Bennacer. Hernández. Chi è? Scodella in avanti. Dunque, rimessa laterale. Politano. Zielinski. Mario Rui. Mario Rui sul pallone. Zielinski. Riceve un pallone interessante. Arriva sulla palla e interrompe l'azione. Riesce a mettere fuori. Non poteva fare molto altro. Tocco morbido. Riceve il passaggio. Tocca verso il centro. La palla esce. Beneficeranno di un corner. Si fa trovare al posto giusto e all'altezza. Da lì può crossare. Palla dentro di Politano. Cross allontanato, niente di fatto. Intervento al limite, ma mi è sembrato regolare. Intervento a liberare. Grande movimento nello spazio. Mario Rui. La salta e colpisce di testa. Ottima l'azione. Conclusione però non all'altezza. Avevano molte opzioni in area di rigore. Questo è il modo di attaccare. Tonali. Chi è? Primo tempo che si conclude dunque qui. Entrambe le formazioni a riposo dopo 45 minuti in cui gli attacchi hanno sparato a salve. Non una brutta partita in ogni caso. E l'arbitro fischia all'inizio della seconda frazione di gioco. Beh Fabio, nel secondo tempo le cose possono cambiare. Speriamo che la gara si accenda. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Il Milan, calcio di punizione. Qui l'alternativa era lasciarlo passare e fare quello che voleva. Hanno dovuto prendere una decisione rapida e ora subiscono le conseguenze. Niente cartellino in questa occasione, ma l'arbitro non gli risparmia una ramanzina. Ci prova! Spazza via senza frangere. Simeone. Politano. Ecco un pallone in avanti. Politano. E perde il duello fisico con l'avversario. Hernández recupera un pallone importante. Krunic. Nota una certa densità in mezzo all'area di rigore. Proprio così Fabio, credo vogliano limitare i danni sui traversoni e lanci lunghi facendo massa al centro. Per la serie la sicurezza non è mai troppa. Tonali. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. La gioca in profondità. Di Lorenzo, la fa sua. Zielinski. Decidono di giocarla all'indietro. 0-0, non manca il tempo però per sbloccare il risultato. Mario Rui. Riceve un bel pallone.
rapido qui il difensore. Ferma il cross ma concede l'angolo. Iniezione di energia proveniente da bordo campo, chissà quali saranno gli effetti sulla partita. È attento e allontana senza problemi. E trova bene il compagno. C'è il retropassaggio. Opportunità di ripartire. Lotta ma perde l'equilibrio. Calabria. Simeone. Ha spazio sulla fascia. La mette in mezzo. E sarà rimessa con le mani. Può cercare il taglio in mezzo. Cross. Ecco la respinta del portiere. L'ago della bilancia potrebbe pendere da una parte o dall'altra. Non si stanno risparmiando sforzi. Il guardalinee alza la bandierina. Sarà rimessa con le mani. L'arbitro dice di aspettare prima di riprendere gioco. Il mister vuole cambiare qualcosa. In effetti non ne aveva più. L'allenatore ha fatto bene a farlo uscire dal campo. Provano a ripartire da dietro. Mario Rui. Zielinski. Entrambe le squadre ci stanno provando. Stanno cercando lo spazio per arrivare in porta, ma le difese sono schierate in maniera perfetta, Fabio, secondo me. Sarà difficile che qualcuno riesca a segnare da qui alla fine. Prova a giocarla in profondità. Palla lunga a cercare il compagno in avanti. Brahim Diaz. Manca pochissimo alla fine. Se vogliono segnare devono provarci adesso. Non c'è più tempo da perdere. Può colpire. Si era creato una buona occasione col dribbling, però non l'ha concretizzata. Ha delle qualità sopraffine. È un giocatore che può risolvere una partita da solo. Zielinski. Ottimo il fraseggio. Il Napoli tenta quello che probabilmente sarà l'ultimo affondo della partita. Ecco il tiro! È decisamente fuori bersaglio la sua conclusione. La partita riprenderà dopo le modifiche alla formazione già annunciate per altro quarto d'ora. Finisce così, non c'è più tempo. Giornata piuttosto deludente, una partita molto tattica, molto bloccata. Giusto il risultato di parità, ma insomma, per concludere l'analisi, a te invece che partita è sembrata?